Ameria Radio presenta La mattina all'opera, buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane. All'opera, buongiorno con Daniel Barenboim, costruttore di ponti musicali. Daniel Barenboim nasce a Buenos Aires il 15 novembre del 1942 da genitori ebrei di origine russa. Inizia a studiare pianoforte all'età di 5 anni e nel 1950, a soli 7 anni, si esibisce nel suo primo concerto ufficiale a Buenos Aires. Nel 1952 la famiglia si trasferisce in Israele e due anni dopo, nell'estate del 1954, i genitori portano il figlio a Salisburgo per partecipare a corsi condotti da Igor Markevich. Durante quell'estate incontra Wilhelm Furtwängler, suona per lui e partecipa ad alcune delle prove e ad un concerto del grande direttore d'orchestra. Furtwängler scriverà: «A 11 anni Barenboim è un fenomeno». Questa frase apre molte porte al giovane Daniel, che nel 1955 studia armonia e composizione con Nadia Boulanger a Parigi. Debutta come pianista a Vienna e a Roma nel 1952, a Parigi nel 1955, a Londra nel 1956 e a New York nel 1957 con Leopold Stokowski e la Symphony of the Air. Da qui in avanti esegue tournée annuali negli Stati Uniti e in Europa. Nel 1958 è in Australia e viene presto conosciuto come uno dei più versatili pianisti della sua generazione. Esegue le prime registrazioni nel 1954 e ben presto inizia a registrare le opere più importanti del repertorio pianistico, comprese le sonate per pianoforte di Mozart e Beethoven. Nello stesso periodo comincia a dedicarsi alla direzione d'orchestra. Il suo stretto rapporto con la Chamber Orchestra inglese inizia nel 1965 e dura per oltre un decennio. Dopo il suo debutto come direttore con la New Philharmonia Orchestra di Londra nel 67, Barenboim lavora con tutte le principali orchestre sinfoniche europee e americane. Tra il 75 e l'89 è direttore musicale dell'Orchestra de Paris. Il suo debutto operistico avviene nel 1973 con il Don Giovanni di Mozart al Festival Internazionale di Edimburgo. Nel 1981 debutta al Festival di Bayreuth, dove dirige Tristan und Isolde, il ciclo dei Nibelunghi, Parsifal e i Maestri Cantori di Norimberga. Nel 1991 succede a Sir Georg Schulte come direttore musicale della Chicago Symphony Orchestra, con la quale per 15 anni gode di innumerevoli successi in tutte le più importanti sale di concerto del mondo. A conclusione del suo mandato, nel giugno 2006, viene nominato direttore onorario a vita. Nel 1992 diventa direttore musicale generale della Deutsche Staatsoper di Berlino e nell'autunno del 2000 la Staatskapelle di Berlino lo nomina direttore principale a vita. Nel 2006, succedendo a Riccardo Muti e iniziando un rapporto stabile di 5 anni,
viene nominato maestro scaligero alla Scala di Milano, dove dirige l'acclamata produzione di Patrice Charot di Tristan Ud'Isolde nel dicembre 2007. Dal 2011 è direttore musicale della Scala. Il 1 gennaio 2014 Daniel Barenboim dirige l'Orchestra Filarmonica di Vienna per il consueto concerto di Capodanno e durante l'esecuzione della Marcia di Radetzky, il brano che tradizionalmente chiude il concerto di Capodanno di Vienna, durante il quale il pubblico è solito battere le mani a tempo di musica, anziché stare sul podio, va da ogni singolo orchestrale per stringergli la mano e complimentarsi. Si ricordano tra le sue interpretazioni del grande repertorio classico e romantico, soprattutto Mozart, l'integrale dei concerti con la English Chamber Orchestra nel doppio ruolo di solista e direttore, Beethoven, di cui è inciso l'integrale delle sonate, dei concerti e delle sonate per pianoforte e violino, Chopin e Brahms. Come direttore spazia da Bach e i classici viennesi e gli autori francesi, esemplare la sua versione della Symphonie Fantastique di Berlioz. Notevole l'interpretazione di autori tardo-romantici, Bruckner, Tchaikovsky, Elgar, e l'equilibrata lettura dei capolavori wagneriani. Ha curato anche le prime esecuzioni di autori contemporanei, allargando il suo repertorio alla musica afroamericana, al tango argentino, al jazz e alla musica brasiliana. In aggiunta all'indiscutibile autorità in campo musicale, Daniel Barenboim è un personaggio importante per la diplomazia internazionale, esempio di unione e pace. Egli è infatti ebreo, nato durante la Seconda Guerra Mondiale, israeliano di nazionalità, che ha lavorato a stretto contatto per molti anni con tre orchestre tedesche in un clima di reciproco affetto e rispetto. Nei primi anni 90, l'incontro casuale nella hall di un albergo di Londra tra Barenboim e Edward Said, scrittore palestinese e professore della Columbia University, porta ad un'intensa amicizia che ha ripercussioni sia politiche che musicali. Questi due uomini, che avrebbero dovuto avere opposte idee politiche, scoprono in quel primo colloquio che dura per ore di avere visioni simili per il futuro della cooperazione tra Israele e Palestina. Decidono così di continuare il loro dialogo e la loro collaborazione all'interno di eventi musicali per promuovere la loro visione comune di una convivenza pacifica in Medio Oriente. Barenboim organizza così nel febbraio del 1999 un primo concerto in Cisgiordania, un recital di pianoforte presso l'Università palestinese di Beirut. Organizza poi in Germania un seminario per giovani musicisti provenienti dal Medio Oriente. Nell'agosto del 1999 questo gruppo diventa la West Eastern Divan Orchestra. Ci sono voluti 2 anni per organizzare questo gruppo di lavoro e coinvolgere giovani musicisti di talento di età compresa tra i 14 e i 25 anni, tutti provenienti da Egitto, Siria, Libano, Giordania, Tunisia e Israele. L'idea di fondo era proprio quella di riunirli insieme per fare musica in campo neutro, con la guida di alcuni dei migliori musicisti del mondo. Weimar è stata scelta come sede per il seminario proprio per la sua antica tradizione culturale di scrittori, poeti, musicisti e artisti creativi, oltre a essere stata la capitale europea della cultura nel 1999. Il seminario West Eastern Divan Workshop si tiene nuovamente a Weimar nell'estate del 2000 e a Chicago in quella del 2001.
In seguito la sede permanente viene posta a Siviglia, in Spagna. Ogni estate la West Eastern Divan Orchestra si esibisce in concerti pubblici. Nel dicembre 2006 è andata negli Stati Uniti, esibendosi alla Carnegie Hall e terminando il tour con un concerto d'addio alle Nazioni Unite per il segretario generale uscente Kofi Annan. Barenboim considera importantissimo attirare i giovani alla musica e crede fortemente nel potere di cambiamento che la musica può portare. A tal fine ha fondato scuole musicali a Ramallah nel 2004 e a Berlino nel 2005. Attraverso la Barenboim Foundation ha ispirato la creazione di un progetto di educazione musicale in Medio Oriente e un'accademia di studi orchestrali a Siviglia. Entrambe le fondazioni continuano a sostenere l'educazione musicale in Cisgiordania e Nazareth. Il 28 marzo 2008 Barenboim ha tenuto un concerto speciale a Gerusalemme con giovani musicisti israeliani e palestinesi in occasione del 60° anniversario dello Stato di Israele. Sia in campo musicale che in campo diplomatico, a livello mondiale, per il suo contributo culturale di pace, Daniel Barenboim ha ricevuto un grandissimo numero di premi e riconoscimenti da governi e istituzioni: l'Ordine al Merito di Germania, Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana, la Legion d'Onore in Francia, Premio Principe delle Asturie, Premio Wolf per le Arti, la Goethe Medal e la medaglia d'oro della Royal Philharmonic Society. Nel 2007 è stato insignito in Giappone del Premio Imperiale per la Cultura e le Arti e nominato ambasciatore delle Nazioni Unite per la Pace dal segretario generale Ban Ki-moon. Nel suo libro La musica sveglia il tempo, Barenboim scrive: come ho già detto, l'uso e l'abuso delle idee della musica di Wagner furono parte integrante degli ultimi anni del Terzo Reich. Ma la musica non è né morale né immorale. È la nostra percezione che la fa diventare, nella nostra mente, l'una o l'altra cosa. Riguardo al conflitto attuale in Medio Oriente, è interessante ricordare le parole scritte da Barenboim alcuni anni fa. Se si potesse tradurre il dialogo israelo-palestinese in una grande opera musicale, esso acquisterebbe lo status e la distanza necessari perché entrambe le parti lo possano valutare, comprendere e percepire in maniera obiettiva. Potremmo aggiungere che la musica, che non si può né vedere né toccare come un quadro o un libro, vive di vibrazioni ed ha quindi una dimensione invisibile, poetica e neutrale. È il magico veicolo che trasmette emozioni e preghiere, amore e comprensione ed è incapace di trasmettere odio. Dire musica equivale a dire pace. Come sottolineava Barenboim, occorre imparare non solo la musica, ma dalla musica un impegno che dura una vita. Nel 1991 la casa discografica Erato incide il Don Giovanni di Mozart diretto da Daniel Barenboim con la Berliner Philharmoniker. La registrazione è effettuata nella chiesa di Jesus Christus di Berlino nell'aprile 1991. Gli interpreti sono Ferruccio Furlanetto, Don Giovanni, John Tomlinson, Leporello, Uwe Heilmann, Don Ottavio, Michele Pertusi, Masetto, Lella Kuberli, Donna Anna, Waltraud Meyer, Donna Elvira e Joan Rogers, Zerlina. Scrive Elvio Giudici: Barenboim mostra di porsi agli antipodi di certe interpretazioni, diciamo così filologiche, che al momento sembrano vincenti. Come
comprendendo nel novero anche quelle non impieganti strumenti antichi, ma che strutturano la concertazione in tempi e sonorità intesi a rompere con la tradizione romantica delle sonorità maestose, valorizzate da agogiche per lo più indugianti. Da qui probabilmente l'atteggiamento freddo, quando non proprio ostile, di gran parte della critica. Ma non capisco perché tale concezione di per sé debba essere considerata una diminuzio, specie se, come in questo caso, qualità del suono e ottica interpretativa coincidono con rara coerenza. E dunque ecco un Don Giovanni inquadrato da un'orchestra il cui suono, ampio e ricchissimo d'armonici, conferisce una tinta inequivocabilmente romantica, ma anche tinta di strepitoso fascino, grazie a una bellezza timbrica che non si ascolta proprio tutti i giorni. Inoltre, questa tinta non comporta pesantezza alcuna, costruita com'è su vellutati chiaroscuri e su morbide, misteriose atmosfere notturne. Certo, i tempi in massima parte larghi di Barenboim indicano una narrazione che parte dalla valorizzazione, per lo più strepitosa, dei singoli dettagli, per costruire gradualmente una teatralità sottile e meno immediata, meno coinvolgente anche, ma non per questo priva d'efficacia. Così come la sonorità scelta tende a sfumare i contorni dei momenti più scanzonati, secondo una tradizione alquanto obsoleta, benché aggiornata al gusto odierno, grazie a un fraseggio orchestrale vocale quanto mai analitico e ricco di complessità. La coesione orchestra-canto, difatti, costituisce anche in quest'opera, come nelle altre due della trilogia da Pontiana di Barenboim, uno degli aspetti più rilevanti e riusciti. Così è il voi giudici. Ascoltiamo quindi l'ouverture dal Don Giovanni di Mozart, diretto da Daniel Barenboim con la Berliner Philharmoniker, nell'incisione dell'aprile 1991. Buon ascolto e buona giornata a tutti.
Ameria Radio ha presentato La mattina all'opera. Buongiorno con, a cura di Luisella Franchini e Valerio Lopane.